Limone a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come installare le shaders su Minecraft. Cioè, la verità su Redmi Note 8 Pro innanzitutto dovrei dire. E poi su Minecraft 1.14. Allora, sto prendendo un link di Bree Shaders. Mi sa che vi lascio il link in descrizione se pure voi volete provare. Allora, vi teletrasporterà qua sul Mediafire. Cliccate Remake Bree Shaders. Vi uscirà questa cosa qua. Voi dovete scrivere ok, si avvierà il download, vabbè, andate su download per controllarlo se volete. E dovete aspettare che poi si carica. Magari quando si carica, voi intanto... ho sbagliato. Voi intanto vi installate, vabbè, Minecraft lo dovete già tenere installato, ma vi installate Z-Archiver, che è questo. Questo... c'è senso... sbaglio sempre, ho sbagliato proprio tutto. Aspettate un attimo, non sto più capendo niente. Tanto ci rimetto 3 secondi. Ecco qua, è in pausa infatti, aspettate. Ok, bene. Allora, innanzitutto vi installate Z Archiver. Eccolo qua, che è questa cosa verde con la ZA. Perché vi servirà? Ovviamente lo potete installare tranquillamente dal Play Store. Cercate Z-Archiver. Ecco questo Z-Archiver. Vabbè, qua ci sarà scritto installa e lo aprite. Allora, dopo vi spiegherò un po' come fare, ok? Allora, andiamo al download e vediamo se è finito. Ok, è finito. Poi quando vedete che è finito, dovete aprirlo con, appunto, aspettate, Z-Archiver, cliccate e ve lo aprirà. Vedete questa cartella? Voi dovete tenere premuto copia e andare qui sopra. Poi cliccare sopra questo con piccolo coso della punta, aspettare e fare questo. Poi andate sul gestore file del vostro telefono, andate sulle cartelle in generale, sulla cartella download troverete questo, non zip. Dovete cliccare sulla cartella tenendo premuto, ci sarà scritto Remake Bree Shaders, non punto zip però. Sposta, memoria condivisa interna, andate su, aspetta se lo trovo, games, cliccate, com.mojang. Poi dovete andare su, aspettate, ecco, resource pack. E dovete incollarla. Vabbè, io almeno c'ho un miliardo di queste cose, ma se non l'avete mai installata non succederà niente. Dopo fatto questo, dovete aprire il vostro carissimo Minecraft, che non trovo, eccolo. Aspettare ovviamente che si carica. Vabbè, dai un attimo. Ok, andare su pacchetti di risorse e qua ci sarà il vostro appunto pacchetto di risorse, vabbè, Bree Shaders, questo se voi state prendendo questo, cliccate attiva e ci sarà questo, vabbè, c'è un avviso ma non penso sia importante. Cliccate, terrore. Ah no, non è una lista errore, non è una lista errore. In realtà è semplicemente una roba, un caricamento che fa il gioco. L'ha scambiato, il gioco vero l'ha scambiato come errore. Ecco qua. Voi, in questo modo, vedrete Minecraft in un modo completamente diverso. Con le shaders. Madonna, in che mondo sono andato a finire. Vabbè, comunque, come vedete l'acqua, aspettate, ve la faccio vedere. È spettacolare. E poi, poi ci sono alcune cose appunto del gioco che sono state migliorate tipo l'erba. Però voglio cercare un isoletto per farvi vedere. Ovviamente dovete avere un telefono abbastanza potente per supportare le shaders su YouTube ovviamente. Cosa fa? Beh, l'acqua sott'acqua si vedrà un po' meglio. Eccolo qua, una cosa per farvi vedere che figa. No, la distanza.
No, sotto tranci, no, ho fatto pochi tranci, ecco perché. Ho fatto pochi tranci, cazzo, ma che metto tanti tranci. Forse si può fare dalle impostazioni, se no. Se non lo faccio da un altro. Ecco. Vedete, ho messo la distanza di simulazione piccola, ecco perché non stavate vedendo bene. Adesso che vedesci. Vi ricordo che se avete un telefono potente e volete appunto vedere la qualità massima possibile, dovete mettere i tranci al massimo. Eccolo qua, distanza di simulazione al massimo. Vabbè, poi se volete ancora di più avere una cosa buona, c'è Optifine Pad, trovate un link non in descrizione ma comunque lo trovate, giocate e da là si può mettere gli FPS al massimo. Mettere la distanza di simulazione a un sacco di tranci, tipo 30 tranci, e mettere proprio il vostro telefono a dura prova, se proprio volete. Io, a me piace mettere il telefono a dura prova, cioè. Ecco qua, mo lo metto ancora di più con Optifine. Ok, ma no, distanza di simulazione al massimo. No, vedi, 10 tranci invece di 6. Spawnano per forza. Ah, ok, così va bene, meglio, vedete. Scusate, vi ho messo pure la mano. Vabbè, ma se metto il campo visivo al massimo e niente. Oddio, sì, vedo tutto così. Oh mio Dio, raga, è vuoto. Vediamo che stanno parecchio. Lampadina, il processore sta spazzando parecchio, 50%, però il mio le regge a 60 fps. Ok, raga. Magari me la cambio. Aspetta, faccio terza posizione posteriore. Dov'è? Ah, eccolo. Ok, non proprio 60, un po' troppo. Oh, perché mi si bugga alcune volte? Vabbè. Niente, raga, è questo. Questo lo lavo, vabbè, non cambia molto. Comunque ci sono miliardi e miliardi.